In via Turatti, a Borgo San Giovanni, angolo con lo stradone di Valdario, sono in completamento le due nuove costruzioni di cui sono già state vendute quasi tutte le unità abitative. Si tratta di realizzazioni immobiliari a cura di Artigiani Doria, la cui costruzione ha previsto la realizzazione di un parcheggio pubblico per 30 stalli e l'asfaltatura del tratto di strada che è stato oggetto di intervento per la posa delle fognature e allacciamenti. Tutto attorno all'area, la strada, del cui ammaloramento abbiamo parlato più volte, è stata asfaltata, non però per tutta la sua lunghezza fino al supermercato, ma solo nel tratto interessato. La restante parte di competenza comunale è rimasta com'era, in attesa dei fondi necessari per il suo ripristino. Per la sistemazione dell'asfalto si è atteso il termine dei lavori che riguardavano i sottoservizi sul tratto di strada, per evitare un lavoro doppio di ripristino. Oltre al parcheggio verrà portata a termine la relativa illuminazione, mentre nella parte affacciata alla strada verrà realizzata un'area verde con piantumazioni autoctone quali pini marittimi, tamerici e altri. Gli appartamenti sono classe A++. Ormai conosciamo la necessità di realizzare in sostenibilità energetica per avere un'ottima vivibilità, mantenendo un consumo contenuto e un relativo costo abbattuto. E a riguardo il tetto è rivestito con pannelli fotovoltaici. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.